La nona categoria, formaggio aromatizzato. Chiamiamo qui sul palco Blue Gin La Caseare Carpenedo Veneto, Capra Ubriaco Altramina Latteria Berenzin, Formati Frant Rugo Sante, Friuli Venezia Giulia. Formaggi aromatizzati, vuol dire che ci aggiungete qualcosina per farlo diventare. Tu aggiungi Traminer, raccontaci la base e raccontaci il Traminer. Allora, di base c'è un formaggio di capra a pasta semidura, con latte pastorizzato, ed è un ubriacato, quindi di più che aromatizzato, una tradizione del nostro territorio, e qui siamo in due aziende che sicuramente ben rappresentiamo, credo, questo settore. Nel nostro caso questa è una storia un po' particolare, perché è nato da un'amicizia. Un carissimo amico aveva un filare di uva Traminer ed il figlio, allergico al latte di vacca, mi ha chiesto: dammi una forma di formaggio che adesso, vendemmiato, voglio fare formaggio ubriaco. In realtà noi gli abbiamo detto: no, guarda, dammi tu un po' di mosto, un po' di vinaccia del tuo Traminer, così ne facciamo qualcuno in più. E così abbiamo scoperto che era veramente una cosa molto particolare, che noi siamo un'azienda storica, io rappresento la quarta generazione, i miei figli sono già in azienda, quindi la quinta generazione è già pronta. Ultima novità: per la prima volta quest'anno siamo riusciti a fare questo formaggio in biologico, quindi sono molto orgogliosa che finalmente abbiamo trovato una quantità di latte sufficiente per farlo anche biologico. Grazie. Tu invece vai di gin. Raccontaci la base e il gin. Allora, da buoni veneti sicuramente l'alcol è qualcosa che consumiamo molto volentieri, intanto, prima cosa. Prima di spiegare il formaggio, ci tengo a ringraziare ancora Italian Cheese Awards, perché l'anno scorso abbiamo avuto con grande orgoglio mio padre sul palco per il premio alla carriera. Per me è motivo di orgoglio essere qui con questo prodotto molto innovativo. La nostra è un'azienda che è alla quarta generazione. Insomma, ci siamo inventati questa volta di lanciare il formaggio erborinato con il gin in collaborazione con un produttore di gin veneto, quindi gin italiano. Nasce questo Blue Jeans con questa veste anche in jeans un po' moderna. Vuole lanciare un formaggio, un messaggio anche ai giovani e anche ai cocktail bar, che potrebbero proporre un qualcosa di sicuramente innovativo e diverso in abbinamento. Grazie. Una delle cose più buone al mondo è il pepe. Per il pepe ci sono state guerre mondiali. E tu lo fai col pepe? Raccontaci che formaggio e che pepe. È una miscela di formaggi con aggiunta di panna per amalgamare il tutto, e il pepe. Un pepe. Grazie. La categoria formaggio aromatizzato, che è da segnalare, è sempre più apprezzata, sempre più appassionati e consumatori. Mannaggia, vincitore della categoria chi sarà? Già vincitrice della scorsa edizione di Italian Cheese Award, categoria formaggio aromatizzato, Capra Ubriaco Altraminer, Latteria Perenzin, Veneto. Complimenti. Prego. Ripeto, alzalo in alto, che devono fotografarti, brava. Bravissimi.